Più racconteremo sia la parte più eroica e più bella e più alta della vita di Ulisse, sia quella peggiore, le cose da nascondere, le cose solitamente nascoste, quelle che piacciono di meno di un personaggio e soprattutto di un uomo. Lo spettacolo è ispirato ovviamente alle vicende raccontate nell'Odissea. Tuttavia, Ulisse e il viaggio nell'Ade, quello che raccontiamo già da 2 anni, è uno spettacolo che ha avuto una storia molto importante ed è ad oggi probabilmente lo spettacolo a cui sono più legato dal punto di vista autoriale, insomma, e anche produttivo. Credo che sia forse il punto più alto come esperienza che Lemiurgo ha fatto finora per la longevità del progetto, per la forza del progetto e anche per l'universalità. Quella spinta alla curiosità, all'infinito, quella sfida agli dèi, agli uomini! No, Ulisse, tu non sei un uomo, tu sei l'uomo per eccellenza! Secondo me la forza drammaturgica di Ulisse sta proprio nella sua capacità di essere straordinariamente umano. Forse il più umano tra tutti i guerrieri achei che si riuniscono sotto le mura di Troia, sempre partendo da quello che ci viene raccontato, che ci viene tramandato. Noi abbiamo puntato su questo, su un Ulisse che fosse la metafora dell'uomo, che raccontasse l'uomo in quanto tale. Infatti abbiamo un viaggio nell'Ade che è più che altro un viaggio dell'uomo all'interno di se stesso. Credo che in questo momento il cast sia straordinariamente forte, che sia il cast più forte che potessimo avere in questo momento in scena. Sono felicissimo di raccontare la storia di Ulisse assieme a Nando, a Daniele, Francesca, Anello, Nico, perché credo che sia il cast giusto, un cast che racconti con forza delle emozioni. E in questo senso, e provo ad essere immodesto, ed è forse la prima volta che lo faccio nella mia vita, credo di essere l'Ulisse perfetto, perché probabilmente questo Ulisse, che è il mio modo di vedere l'uomo, ha tantissimo di me, e sperare che qualcun altro riesca a leggere in me stesso quello che ho messo in Ulisse è impossibile, è molto più facile per me interpretarlo in prima persona.